Ciao a tutti e bentornati su Crypto Games Italia, il canale interamente dedicato ai videogiochi su blockchain. Oggi parliamo di War Riders, un gioco di auto multiplayer dove guidare dei veicoli post-apocalittici corazzati e combattere contro gli altri giocatori per accaparrarsi BNZ, ovvero la criptovaluta protagonista di questo titolo, che potrà successivamente essere scambiata per valuta reale. Praticamente, muniti del nostro veicolo, dovremmo girare per la mappa e trovare ed estrarre la criptovaluta che spawnerà in alcuni punti specifici. E successivamente dovremo riuscire a tornare al garage incolumi con il bottino, senza farci uccidere dagli altri giocatori. Bisogna stare molto attenti, perché in caso di morte ci fregheranno il carico guadagnato, che potranno poi depositare lasciandoci così a mani vuote. Inoltre, quando il nostro veicolo viene distrutto, ha bisogno di un po' di tempo per essere riparato e tornare nella zona contaminata. Il timer di ricarica dipende dalle statistiche del veicolo e dell'arma. In questo titolo, più veicoli possiedi, più sei potente e più benzene potrai accumulare. Avere più veicoli ti consente di giocare senza dover attendere il cooldown e si potranno usare anche nelle prossime missioni Westland per guadagnare entrate benzene semi-passive. Sostanzialmente si può estrarre benzene alle pompe, razziare gli altri giocatori per rubare le loro monete o ricevere entrate benzene passive dal possesso dei token. Ci sono più pompe benzene in tutta la zona contaminata che producono BZN a intervalli casuali. Il nucleo della zona contaminata controlla la distribuzione e aumenta la quantità che viene erogata quando più giocatori si trovano nella zona contaminata contemporaneamente. Esiste anche un sistema che consente ai giocatori di guadagnare punti per l'esecuzione di determinate azioni all'interno del gioco. Puoi guadagnare Warpoint (VRP) per uccisioni, estrazione e raccolta di benzene. I migliori risultati vengono premiati occasionalmente con badge personalizzati e altri premi. Per giocare ci verrà fornito un veicolo gratuito e due armi base, un mitragliatore e un lanciamissili. La maggior parte degli oggetti di gioco che potremo adoperare per personalizzare i nostri veicoli sono degli NFT e possono essere scambiati liberamente utilizzando qualsiasi marketplace basato su Ethereum, ad esempio OpenSea. L'idea è quella di cominciare con un veicolo e pian piano accumulare BNZ per espandere il nostro garage. Oppure abbiamo anche la possibilità di aprire delle box per ottenere un'arma casuale. Generalmente le armi ad alto danno sono migliori in quanto puoi causare più danni all'avversario ma si surriscaldano velocemente. Quindi c'è sempre un compromesso. Inoltre le armi più potenti aumentano il tempo di riparazione in caso distruggano il nostro veicolo. Il titolo incoraggia la formazione di clan. Avere una forte coalizione nel gioco è utile per sconfiggere i nemici, dominare la zona contaminata e fornire protezione ai neofiti. Sicuramente non un pay to win, visto che moltissimi giocano con il veicolo base e si aiutano stando in gruppo e basando la loro forza sul numero. Vale la pena menzionare anche i garage, che possono essere paragonati alle land in altri giochi basati sulla blockchain, poiché ognuno di essi rappresenta una posizione strategica che può generare entrate BZN passive. Inoltre i garage possono fungere da basi strategiche per i clan. Quasi tutti i garage nella zona contaminata sono proprietà di qualcuno. I proprietari guadagnano entrate BZN passive, ricevendo una percentuale di tutti i token portati in un determinato garage dai giocatori. Si chiama costo d'ingresso ed è ripartito proporzionalmente tra i possessori di gettoni del garage. Come avrete notato, graficamente il gioco è piacevole, un po' spoglio ma abbastanza leggero. Anche l'audio si difende decentemente, con musica metal che ben si sposa con l'ambientazione alla Mad Max. Il sistema di controllo è il classico WASD, con il mouse che viene utilizzato per mirare e per sparare con mitraglie e lanciamissili, rispettivamente utilizzando tasto destro e sinistro. Mentre il tasto Shift servirà per azionare il turbo. Questo gioco ci ha ricordato tantissimo Twisted Metal, un vecchio titolo di combattimento tra veicoli per PlayStation. Abbiamo speso ore a distruggerci e sfrecciare in giro quegli strambi veicoli di quel giocone dei tempi che furono. Ed in War Riders abbiamo provato sensazioni simili. Ci siamo divertiti parecchio a girovagare, un po' meno a farci ammazzare dai vari clan sparsi nella mappa. La gente ci è parsa parecchio organizzata.
c'era sempre qualche gruppo di veicoli, tutti dello stesso colore ovviamente. Player coordinati, pronti a farti fuori appena riuscivi ad accumulare qualcosa. Lo definiamo quindi come un titolo sicuramente valido, ma che sconsigliamo di giocare ai lupi solitari. Piuttosto, se volete avere buone chance, questo gioco è perfetto per giocare con un team di amici skillati. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale. Mentre nel caso non vi fosse piaciuto, come sempre, lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale. E se avete dei commenti da farci, lasciateceli qui sotto. E un saluto a tutti. Alla prossima. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciateci un bel like. Se invece non vi dovesse essere piaciuto, come sempre, spiggiate, no. Spiggiate. Materiale! No.